Musso, Musso. io ho un'idea su questo programma Presenta due anime. Una l'ha detta Giuseppe. Non potranno non andare avanti, si sono spesi troppo con il Recovery Fund, questo Next Generation. È anche la mia sensazione, però tu hai sempre la tua carta jolly, nel senso che tu non ci credi molto. Adesso non c'è niente, e poi, qualora ci fosse, con questo governo, come saranno le cose? Vado avanti su Giuseppe. Io ho in mente l'Olanda, se poi non è l'Olanda, è la Finlandia, la Norvegia, la Lapponia. Io ho in mente uno schema di gioco loro. È lo schema di gioco al quale abbiamo visto con la Banking Union. Allora, era cominciata con, semplifico, gli italiani che danno ai tedeschi la sorveglianza sulle banche, in cambio i tedeschi danno l'assicurazione unica sui depositi. Gli italiani hanno dato la sorveglianza sulle banche, c'è la Banking Union che ci è costata il Monte dei Paschi, Etruria, Vicenza, Veneto e compagnia. I tedeschi non hanno mai dato l'assicurazione sui depositi perché, dopo che hanno ricevuto la sorveglianza, hanno detto: ah, scusate, c'è una postilla, non ci basta la sorveglianza, vogliamo pure la ponderazione del BTP, il risk weight sul BTP. Non sto a spiegare cos'è, ma è una cosa per cui le banche italiane avrebbero dovuto svendere i BTP. Una cosa che assolutamente le banche italiane non possono né potranno mai fare. Comunque, visto che avevano inserito questa postilla dopo che noi avevamo dato la nostra prestazione senza ricevere la controprestazione, i tedeschi hanno detto: va bene, pazienza, niente, e non hanno mai più dato l'assicurazione sui depositi. Quindi lo schema è: italiani e tedeschi fanno un accordo, gli italiani danno la prestazione, aspettano la controprestazione, i tedeschi ricevono la prestazione. Dicono: ah, però mi serve anche qualcos'altro. Gli italiani dicono: ma come, non sei leale? Loro dicono: a bibotta, ci mette sul comò, e non danno mai la controprestazione. Questo schema, secondo me, evocativamente, sta per ripetersi sul recovery fund. Cioè, Draghi farà un bellissimo compitino dove saranno scritte tutte le riforme terribili e sanguinarie che conosciamo. Naturalmente le scriverà e non le farà, ma magari qualcosa comincia a fare, e questo progetto pieno di riforme sanguinarie verrà approvato dal governo, quindi anche dalla Lega Euro che è al governo, con conseguenti costi politici evidenti. E dirà: ecco, vedi, adesso ho il compitino, tu adesso mi dai il recovery fund. E i tedeschi diranno all'inizio: ma mi piacerebbe, ma purtroppo gli olandesi non hanno ancora approvato le risorse proprie, quindi è tutto sbagliato. Però tu fai un paio di riforme che cerco di convincerli. Allora Draghi farà un paio di riforme e i tedeschi diranno: ah, sai cos'è? Ho cambiato idea. Ti ringrazio. L'accordo iniziale era: tu mi dai le riforme, io ti do il recovery fund. Ecco, c'è una postilla. Tu mi dai il recovery fund e io, oltre alle riforme, voglio anche la fine del quantitative easing e del PEP, che nessuno obietti che banca centrale è indipendente, perché va bene, allora è inutile parlare. Allora, nel momento in cui, cioè, quello che loro hanno fatto è esattamente quello che è successo con la Banking Union, e noi ci stiamo cadendo un'altra volta come dei polli. Possiamo fare altrimenti? Non lo so, ma certamente non con Draghi. Finisco in una nota di ottimismo. Draghi, questo discorso che ho fatto, lo conosce benissimo, non perché l'ha detto a me, ovviamente non lo vedrò, non lo conosco, non lo conoscerò mai, ma perché era lì e ha visto le cose. Allora, l'altra volta, diciamo, aveva inflitto il bail-in, prima l'austerity, poi il bail-in, poi tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 10 anni non è servito a niente, in cambio del quantitative easing alla fine. Ma questa volta quello che i tedeschi vogliono è la fine del quantitative easing e del PEP. Quindi Draghi lo sa
che senza quantitative easing il PEP l'euro non sta più in piedi. Quindi come fa a raggiungere un accordo? Farà di tutto, offrirà, ha fatto il governo più europeista del mondo, prometterà mari e monti, farà le riforme, tutto quello che vuoi, ma al dunque i tedeschi non è quello che vogliono. I tedeschi vogliono la fine del PEP e del quantitative easing. Lì Draghi non potrà dir di sì perché si dice ci usciamo dall'euro e quindi forse per pura eterogenesi dei fini è alla fine di un percorso diciamo di sofferenza e umiliazione che ci friggerà questo governo avremo Draghi al governo al Quirinale che quantomeno sa come si disfa l'euro perché tecnicamente sa come funziona. Ecco, diciamo l'unico vantaggio di Draghi, ma di questo abbiamo già parlato tante volte rispetto ai politici italiani, è che ovviamente lui non crede affatto che l'euro sia, beh, che lo dica, non crede affatto che l'euro sia come Gesù Cristo, ma sa benissimo che è una creatura, mortale come tutti noi e come tutte le cose di questo mondo.